14:47, seduta del Consiglio metropolitano, do la parola per l'appello al segretario generale. Ricordo che è registrata e anche in diretta, non funziona, c'è un problema tecnico, quindi però ci sono, non disponiamo della diretta streaming. Diamo la parola al segretario. Grazie Presidente, buonasera, De Magistris presente. Cagliazzo, presente. Capasso Tiglio, presente. Carbone, l'ho visto, in questo momento non è presente, vediamo Carbone, assente. Cascone, Cascone Danilo, assente. Cascone Francesco, presente. Cirillo Giuseppe, assente. Giustifica l'assenza con certificato. Coccia Elena, Di Maio, Iorio, Biovino, è entrato nel frattempo Carbone Vincenzo. Iovino, presente. Iossa, Lebro, grazie, presente. Lettieri, presente. Mandaloni, presente. Marrazzo, presente. Pace, Pace presente. Pettoriero, Pirozzi, Ponticello, Paglietta, Ragosta, Sgambati, Fito, Tozzi, presidente, sono presenti 23 e assenti 2. Grazie segretario. Se consente l'aula, preliminarmente vorrei dire un paio di parole, fare una breve riflessione, esprimendo soddisfazione per gli incontri che si sono tenuti anche in questi giorni e per vedere oggi un'aula con tanti consiglieri. Credo che si stanno mettendo le fondamenta per cominciare al meglio il 2017 e affinché tutti insieme, il sindaco, il consiglio metropolitano, i gruppi politici, ovviamente i dirigenti, i dipendenti tutti della città metropolitana, si possa lavorare insieme per far finalmente decollare questo ente. Più volte abbiamo contenuto e anche io ho espresso pubbliche riflessioni sul fatto che solo insieme si può svolgere un lavoro importante di alta amministrazione, di politica e anche di gestione. Sono assolutamente persuaso che col contributo di tutti, a cominciare dal mio, si possa trovare un clima di cooperazione istituzionale e politica nell'interesse dei nostri territori, dei tanti comuni e dei cittadini. Credo che sia assolutamente indispensabile, mi sembra che si possa andare in questa direzione, individuare un luogo in cui costantemente e frequentemente confrontarci e decidere, se possibile, collegialmente, tutti insieme, gli interessi strategici e gli obiettivi concreti da perseguire di volta in volta. Io credo ci sono tutte le condizioni, soprattutto perché gli obiettivi della città metropolitana sono obiettivi condivisi. Si tratta di perseguire interessi collettivi, si tratta di portare a compimento delle azioni che ritengo siano a cuore di tutti i consiglieri, indipendentemente dall'autonoma e legittima appartenenza politica. Quindi personalmente mi impegnerò sempre di più perché possano prevalere le ragioni della concordia, del dialogo e della cooperazione e che si possa collegialmente tutti insieme prendere queste decisioni. Confronto leale, una dialettica democratica corretta e
sono soddisfatto nel vedere oggi i consiglieri presenti per una seduta così importante, necessaria, che apre la strada, se dovesse andare a buon fine, al bilancio che tutti insieme dobbiamo costruire e tutti insieme dobbiamo approvare entro il 31 marzo di quest'anno. Sapete che il bilancio è un atto importante, deve essere condiviso, deve essere partecipato, bisogna dialogare non solo tra di noi, ma se possibile con i territori, con la conferenza dei sindaci, con le popolazioni, e credo che abbiamo due mesi di tempo in cui si può fare un ottimo lavoro e decidere assolutamente insieme prima di portare il lavoro alla firma del sindaco metropolitano come giunta e poi in consiglio metropolitano attraverso poi prima la conferenza dei sindaci. Quindi ci tenevo a dire queste brevi parole. Per il resto abbiamo all'ordine del giorno innanzitutto l'approvazione del verbale della seduta consiliare del giorno 11 novembre 2016, ma prima di procedere oltre chiedo la parola al consigliere Iossa. Sì, no, buongiorno, buongiorno ai colleghi consiglieri. Dice bene lei che il 2017 inizia con un nuovo spirito, una nuova prospettiva, e sa bene lei, e così come sanno i colleghi presenti in aula, che questo auspicio ha preso le forme del documento programmatico che lei, che le forze politiche hanno sottoposto e che lei aveva avviato senza date cifre nell'ultimo incontro che abbiamo avuto, ha ritenuto di doversi dare. È un documento programmatico che nasce dal confronto delle forze, di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio, quindi è strutturato sotto un senso di responsabilità che ci ha portato in Consiglio metropolitano attraverso i voti dei colleghi dei territori. È vero quindi che con questo documento programmatico noi crediamo fortemente tutti insieme che si sia aperta una nuova stagione politica e programmatica e istituzionale per la città metropolitana di Napoli. È vero che troppo male avevamo chiuso l'anno scorso, il 2016, ma ero convinto, così come sono convinto, che la buona volontà e il senso di responsabilità di te sarebbe prevalso, così come prevale attraverso l'impegno tutti quanti noi a dare forma e contenuto alla città metropolitana di Napoli con un organismo che è una cabina di regia in cui confluiscono tutte le forze politiche e consigliari, che dovrà filtrare e controllare e anche indirizzare le scelte non solo politiche e programmatiche, ma anche le scelte gestionali. E così come tutti quanti insieme, le forze politiche presenti, si sono impegnati rispetto, diciamo, alle scelte forse dettate dalla fretta e dalle emergenze, di fare anche una riflessione seria, con scelte conseguenziali rispetto alle scelte gestionali dell'ente e alla possibilità che ha il sindaco attraverso i singoli consiglieri di indirizzare l'opera e le attività dei dirigenti nei vari settori. Così come è significativo che in questo documento prenda corpo il convincimento di tutti quanti noi che le risorse della città metropolitana di Napoli siano le risorse di tutta la città metropolitana, quindi non solo di Napoli, ma anche dei territori che tanti di noi siamo chiamati a rappresentare. Quindi io sono sicuro che è iniziata una nuova stagione e che l'impegno sia di tutti i presenti in questo senso. Grazie. Prima della parola al consigliere Iorino, ovviamente condivido, ed è perciò, dicevo prima, l'impegno, ovviamente, perché per poter fare tutto questo dobbiamo essere collegialmente impegnati tutti in un luogo in cui il confronto sia sempre più concreto. Do la parola al consigliere Iorino, poi prima di iniziare, credo interpretando anche la volontà collettiva di tutti voi, poi prima di iniziare la seduta con i vari punti all'ordine del giorno faremo un minuto di silenzio nel ricordo dell'avvocato Marotta, però prima che inizia la seduta di ordine del giorno. Prego, consigliere. Innanzitutto, buongiorno, ringrazio tutte le forze politiche e i consiglieri presenti. Diciamo, rispetto anche al lavoro, all'attività che in questi giorni, in un modo diciamo anche responsabile e attento, ci avviamo diciamo verso questa fase nuova, questa fase che anticipava quella rossa rispetto a quelle che sono sicuramente le grandi aspettative dell'area metropolitana, in particolare rispetto a quella che, come diceva Peppe, la gestione, le attività, diciamo, le istanze dei territori, credo che sia diciamo,
in un certo qual senso un atto utile, diciamo, anche rispetto a questa presentazione congiunta, la possibilità di ritirare tutti gli emendamenti, diciamo, tecnici e non rispetto a quello che deve essere sicuramente un lavoro che deve ormai avviato un tavolo istituzionale dove tutti i consiglieri rispetto, diciamo, le proprie formazioni, rispetto ai propri territori, ci avviano sicuramente a programmare in questo tavolo una, diciamo, come dire, un max emendamento, una, diciamo, una valvetta, una cabina di legge dove è possibile interpretare da un lato le esigenze del territorio, dall'altro la vera e grande aspettativa, la grande, diciamo, missione di quest'area metropolitana, come diceva il sindaco, la responsabilità e la gioia di poter partecipare insieme ad un processo che vede finalmente in un certo qual senso questa, a questo ente, in una prospettiva nuova, una prospettiva moderna di chi ha saputo, attraverso anche i contributi di tutti i consiglieri della prima consigliatura, i consiglieri della seconda consigliatura, a dare una forma nuova e moderna a questo ente. Quindi la mia richiesta è quella di ritirare gli emendamenti sia di natura tecnica che di natura economica. Grazie. Grazie, a chi si deve il consigliere Tito. Buongiorno a tutti, sindaco, vi chiedo prima di iniziare i lavori, forse ho avuto di farlo ripeto per la prima volta, come tutti sappiamo è un giorno da mondo e come istituzione abbiamo il dovere di unirci a questo grande tesoro che ha scosso le nostre ragioni, il nostro modo di pensare, anche il Consiglio metropolitano, assolutamente sì, vediamo prima se non ci sono altri interventi, farei un minuto prima lasciamo la dossier, ci sei d'accordo, facciamo un attimo un minuto di raccoglimento per la giornata della memoria che si conclude oggi, 27 gennaio, sono state tante iniziative nei nostri territori molto importanti e poi un minuto di raccoglimento per il professor avvocato Gerardo Marotta che lascia un voto davvero incolmabile, punto di riferimento e faro per la cultura, la filosofia, l'etica, la storia e la politica della nostra città. Grazie. Più che
apparentemente in senso tecnico, ma in realtà sono integrativi di quello che è lo spirito dell'attuale bilancio, mi sarebbe piaciuto che se ne trattasse. Mi sarebbe piaciuto che si trattasse, signor Sindaco e signori consiglieri, della delibera a firma mia e del consigliere Race relativamente alla sentenza della Corte Costituzionale 275/16, con la quale si ammorbidisce il concetto di modifica dell'articolo 81, laddove si dice che la Corte Costituzionale dice che il pareggio di bilancio, le politiche di austerità non possono comprimere i diritti fondamentali dei cittadini. Avrei voluto che questa delibera fosse da tutti condivisa e fosse votata in questo contesto, così importante, proprio perché ritengo che non sia l'apertura a tutto il resto, sia l'apertura proprio a questa città metropolitana che sta trasformando la sua pelle da provincia che soccorritrice di chi ha più forza, di chi ha più numero di cittadini, a provincia che programma, a città metropolitana che programma e che quindi previene. Mi sarebbe piaciuto anche, signor Sindaco, che avessimo approvato un ordine del giorno nella quale si parla della possibilità di aprire lo spazio a ciò che l'Europa ci ha raccomandato fin dal 2000, ripetendo la raccomandazione del 2008, ed è entrato nella Carta Europea del 2011 circa il salario minimo garantito. Però se queste due mozioni, queste due delibere dovessero essere, come posso dire, in qualche modo di fermo a quello che oggi stiamo facendo, vorrei almeno l'assicurazione che se ne discuterà anche in un gruppo, diciamo, ristretto, e che possono essere discusse nel prossimo Consiglio metropolitano, perché francamente penso che soltanto attraverso una coesione di intenti, così come rappresentata sia dalla delibera che della proposta dell'ordine del giorno, possa andare avanti e possiamo proseguire e costruire insieme. Grazie. Mi sembra che, ci viene dalla dottoressa Grasso, mi sembra che l'orientamento che vedo pure a diversi interventi è quello appunto dell'individuazione di un luogo in cui da la prossima settimana ci si possa confrontare su tutti i temi, se proprio bene, a cominciare anche da tutti gli emendamenti, il bilancio in primis e tutte le altre questioni. Sì, grazie Sindaco. Io intervengo pienamente d'accordo sulla proposta del mio gruppo, però il mio intervento puramente tecnico, perché dall'esame degli emendamenti, quello su Tufino, se noi non lo approviamo, Sindaco, abbiamo un problema di squilibrio del bilancio. Quindi, siccome è un emendamento tecnico, io diciamo come correttivo a quello che diceva il mio capogruppo di tirare tutti gli emendamenti, per ciò che riguarda l'emendamento che riguarda Tufino, c'è la necessità di approvarlo, perché altrimenti avremo un squilibrio nel bilancio che andremo poi ad approvare. Mi pare di capire, da come è stato segnalato dalla dottoressa Miele, anche una valutazione fatta dal Collegio dei Risultati, che si è andato fatto esclusivamente tecnico legato alla manovra. Bene. Consigliere Cascone. Sindaco, colleghi consiglieri. Dunque, se ho ben capito, in questo momento si dibatte la proposta presentata dal consigliere Rossa, ossia di ritirare collegialmente e anche dalla consigliera Goccia tutti gli emendamenti presentati al bilancio di previsione. Io mi chiedo cosa è cambiato da oggi rispetto a ieri. Il consigliere Rossa ha detto che è stato citato tra tutti i gruppi politici presenti in quest'Aula un patto, un documento di programmazione, ma a quanto pare io non ne so nulla, e evidentemente
politica si fa in altre sedi diverse da quella istituzionale, perché a me risulta che noi avremmo potuto presentare degli emendamenti e discuterli in quest'aula. Ora mi chiedo come mai questo cambio di rotta. Io francamente mi esprimo in maniera contraria rispetto alla proposta, cioè io il mio emendamento voglio che venga discusso, così come vorrei che vengano discussi tutti gli emendamenti presentati in quest'aula. Non capisco, e allora vi chiedo di aiutarmi a capire o a convincermi come mai dovremmo ritirare tutti gli emendamenti presentati. Grazie. Grazie, consigliere. Poi io comprendo bene l'intervento del collega Gassone. Io credo che noi oggi stiamo facendo uno sforzo, non a caso anche su questo lato, che ci troviamo alla base dell'intesa istituzionale che comprende le maggioranze delle opposizioni. Il tentativo del sindaco, effettivamente per il bene comune, cioè per permettere una serie di programmazioni future, non solo gestione ordinaria, ma anche di pianificazione generale, è quello di chiedere un aiuto a tutti i gruppi consigliari. Io l'ho fatto ieri, io ho chiamato il collega Gassone, mi è stato anche detto il suo cellulare era rotto, l'ho chiamato anche stamattina due volte, ma non è un problema, io lo faccio in aula. Io credo che sia importante il contributo di tutti, nessuno escluso. Credo che non è un'intesa nel senso di fare una gestione, è un'intesa che porterà avanti la pianificazione e la programmazione lente di quelli che sono i poteri ordinari, ma anche quelle che sono le istanze che può recepire la città metropolitana. Credo che i 5 Stelle, siccome non stiamo costituendo una maggioranza e un'opposizione, ma si sta cercando di mettere tutti i gruppi dentro, tenete presente che questo è il discorso che si sta vivendo nelle ultime ore, non è che stiamo parlando di 2 o 3 settimane fa, è un dialogo continuo con i gruppi consigliari. Io lo dico al sindaco, lo dico in particolare al collega Gassone, ho tentato di rintracciarlo tante volte. Stamattina speravo anche di incontrarlo, ma non ci sono riuscito. Lo faccio in diretta perché credo che lo spirito di questa intesa sia alla luce del giorno. Cioè tutti i gruppi sono consapevoli che o si trova un'intesa su cui la programmazione lente e si lavora insieme tutti, senza maggioranza e senza opposizione, o questa ente cade, il sindaco rimarrà chiaramente come sindaco metropolitano, però credo che i cittadini, in particolare gli enti locali, anche noi, lo spirito della città metropolitana di servire i servizi degli enti locali in tutte le comunità, credo che ci condannerà per un atto del genere. C'è bisogno di andare avanti e quindi lo richiedo di nuovo pubblicamente al collega Gassone di partecipare a un programma serio della città metropolitana, una pianificazione e una gestione che vada alle strade, alle scuole, tutti gli aspetti dei poteri della città metropolitana. Grazie. Aggiungo che nella prima riunione, che ritengo si debba fare già la prossima settimana, in cui avviare un confronto, evidentemente un confronto diverso rispetto a quello che si fa in quest'aula, dove l'aula del Consiglio Metropolitano, per quanto mi riguarda saranno invitati chiaramente tutti i rappresentanti di tutti i gruppi politici, perché l'obiettivo di questo inizio del 2017, come è stato detto, è quello di cercare fino in fondo la percorrenza delle ragioni del dialogo in modo assolutamente trasparente, quindi non c'è nessuna scorciatoia di tipo politico e di tipo istituzionale. Quell'appello al confronto mi pare che è stato raccolto, io ho espresso estrema soddisfazione. Poi se queste cose saranno foriere di costruzioni di case istituzionali che reggano, dipende esclusivamente da noi, e quindi lo sapremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Io sono assolutamente fiducioso perché so che quando si prendono degli impegni le persone poi hanno tutta l'intenzione di portarli a compimento. Grazie. Consigliere Gassone. Grazie sindaco. Consigliere Pietro, probabilmente il mio cellulare stamattina non risultava non raggiungibile, ma secondo lei, e questo è il modo di avviare un confronto a meno di 24 ore dalla seduta, ma a prescindere da ciò io mi chiedo e chiedo a tutti quei colleghi che hanno presentato degli emendamenti, ma questi erano dei contributi o no?
perché qui passano delle manovre ostruzionistiche, oppure sembra che siano delle manovre ostruzionistiche. Io invece ho tutt'altra idea. Se oggi qui vorrei discutere il mio emendamento, a cui lo dico apertamente, mi sono ispirato quasi del tutto a quello presentato del PD, ossia di sottrarre soldi alle eventuali nomine di figure quali capo di gabinetto, direttore generale, e di metterli tutti sul welfare, io credo che questi siano contributi, e mi sorprende il fatto che il PD, così come gli altri gruppi, abbiano, tra virgolette, rinnegato le proprie proposte, che credo avessero una certa bontà. Noi rinneghiamo tutto questo per cosa? Io mi chiedo in cambio di cosa? Quale collaborazione? Non è questa la collaborazione, quella di presentare nelle sedi istituzionali delle proposte da votare democraticamente. Allora, probabilmente io ho una concezione della democrazia diversa, o forse distorta. Grazie. Grazie, solo una piccola precisazione, il welfare non entra nelle materie indicate dalla legge del Rio, ma noi auspichiamo che il Parlamento, se possibile, si possa anche rivedere, così come la cultura, perché siamo dell'idea che cultura e welfare siano assolutamente strategici. Consigliere Tito, mi pare ha chiesto la parola. Gli emendamenti che abbiamo
andavano in linea con